Niente Alan, oggi è triste, perché allora lo diciamo subito in apertura. Dai Alan, togliamoci questo dente, così sei a posto e riusciamo a fare il programma tutta la vita. Dai, buongiorno a tutti, benvenuti a Take Away. Vai Alan. Il problema non so se posso dirlo, quindi non dico niente. Allora vai contro il sistema, fallo. Vado contro il sistema? Sì, vai. Ieri è successa una brutta. Allora, Alan ieri è andato a registrare una puntata di un programma di Mediaset, Lo Scherzo Perfetto, sì. Ok? Sì, sì. Dove ovviamente tu hai portato il tuo nuovo scherzo, giusto, sì. Alan? Che riprendeva le gesta di un tuo personaggio, che sì. è Zlatan, sì. giusto? Sei stato criticato perché ti hanno detto che sei... un sessista razzista, perché il momento storico, soprattutto che stiamo vivendo in questo momento in Italia, che ha a che fare con odio razziale, situazioni di immigrazione non voluta da una parte politica o voluta da un'altra parte politica, quindi tu ti sei trovato nel mezzo, giusto? E hai preso pizza in faccia tantissimo, ecco, cioè, questa si chiama proprio... Alan, te la voglio insegnare, vai, perché io solo su è giusto, aspetto, è giusto. Ho sei il fratello maggiore, vai, quindi devi. Questa si chiama retorica. La retorica vince su tutto. Okay. Se tu vedi una cosa che ti dà fastidio, ok, e la dici, a volte con la retorica abbatti qualsiasi barriera. Ti faccio un esempio: uno prende, sputa per terra, ti verrebbe voglia di dirgli, oh, ma dove sei? A casa tua? E invece no, devi uscire con. Ma questi sono gesti che fanno male al popolo italiano, cose del genere. Queste sono cose che non si dovrebbero vedere. E la retorica, purtroppo, vince su tutto. Impara la retorica. Va bene, imparerò. E quindi tu dovresti capire che sei troppo avanti. Possiamo uscire da questa impasse? Usciamo. Sei sereno? Usciamo che abbiamo un lavoro. Dai. E ci paga anche bene a te. A me no. No, a me no, però va bene lo stesso. Amici, benvenuti. Ciao Annalisa, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie. Scusa, ma abbiamo fatto un po' di momento treatment con Alan Caligiuri. Ma sai perché, Annalisa? Noi purtroppo siamo un programma vero e quindi lo stato d'animo lo facciamo sentire a tutti ed è così. È tutto verità, non c'è finzione. Lo so, però tu sappi che la televisione è la rappresentazione della verità. E non è la verità stessa. Non so, però è una frase che mi piace molto dire. Allora, detto questo, vi ricordo che al 342 41 15 105 potete anche mandare le note vocali. Per che cosa, Alan? Vai, creatività, mettila al servizio del programma. Creatività. Se conoscete uno frasi zingaro. Retoriche. No, frasi retoriche. Beh, mi frasi sembra che dall'impasto sei uscito subito. Sì, subito, comunque, immediatamente. Frasi retoriche. Posso fare la puntata tutta Zlatan oggi? No. Se volevo fare così, adesso lo premo blocco. No, vabbè. Allora, intanto Zlatan, se lo fai o lo fai allo zoo o non lo fai qua. Ecco, detto questo. Poi, seconda roba, frasi retoriche. Vai. Al 342 41 15 105. Apriamo con la mia. Vado? Vai. Guarda, Venezia è bella, ma non ci vivrei. Ma certo, quelle cose. Gil, che è il maestro, prego. Oh, non ci sono più le mezze stagioni. Veramente, cazzarola, oh. Annalisa, ce n'hai una? Non ci sono più gli uomini di una volta. Ecco, questa è una roba che è vera comunque. Maestrello, ciao! Ciao, buongiorno. Frasi retoriche. Si stava meglio quando si stava peggio. È vero, bellissimo. È vero. Lauretta, prego. Il nuoto è uno sport completo. È verissimo, è verissimo. Giovanni, guarda che qua autoralmente parlando sei nella merda se la sbagli, vai. Ti do uno schiaffo se la sbagli. Ti do la schiaffo. Io mi ero preparata con la del nuoto. Però si è sentito lo schiaffo fortissimo, Va bene, siamo pronti, Alan. Tu ce l'hai la frase retorica? Te la posso dire? Cosa? Una cosa retorica. Sì. Sei maschilista e razzista. Sono sessista e razzista. Vai. Hai scritto qualcosa su di me? Signori e signori, sono qui a presentare Pippo Scimmetta. Chi? Pippo Brutto di Bologna. Ok, grazie. L'amico che conosce tutti, ma che quando cerca di darmi una mano, alla fine quella mano mi si infila sempre nel di dietro. No, ma perché? È un attimo, lo sai, il vizio. Ma tanto poi io mi rifaccio quando poi la mano la muove Max Brigante, non per ballare la rumba e neanche per suonare i vinili. Bene. Signori e signori, Daniele Castel San Pietro Terme, che è sempre a Bologna, vicino è la terra di confine tra l'Emilia e la Romagna. E l'accento è questo Strasochmel. Prego. Take away
è iniziato Take Away. Che merda che sei. Con Daniele Battaglia, Annalisa e Alan. Sui 105 Take Away. Ua, forza Inda! Posso? Posso. Voi tutti quanti siete delle cacche, perché io non dico niente, cioè sulla Juve, su il Napoli. Poi vedi me l'ha suggerita Jill questa sigla. Ecco, io non dico niente, però voi quando l'Inter perde mi fate il paiolo, così non siete degli amici, sappiate. Io ieri non l'ho visto. Gli Sponsi con Daddy Yankee qui a Radio 105. Despacito. La mujica, la gente, la nostra Annalisa sta facendo scuola di spagnolo, prego. Sì, cosa volete? A questo volete... punto me la puoi disannunciare in spagnolo e puoi condurre tranquillamente il programma in spagnolo, così ti metto a tuo agio. Prego, no, Annalisa. No, troppa ansia da prestazione. Ma dai, proviamoci allora. Io tanto lo spagnolo lo so alla grande, cioè allora, a chi è? Sto in Radio 105 della mañana y FM con Alan. Después Annalisa. A las 12 y quarto. Oh, alla tachicardia. Alle 12 e un quarto. Vale, giusto? Vale. Ecco la mujica, la gente se divierte. Mi son chi? Sí, esprise de divertir la gente. Allora andiamo a sentire le note vocali con le frasi retoriche, prego. Per quanto riguarda le frasi retoriche, la più brutta è: te l'avevo detto io, infatti. Rosso di sera, bel tempo di spera. Tira più un pelo di fica in una salita che un carro di buoi in una discesa. Ciao! Bravo, bellissima! C'è una bella. Se stai attento a scuola, studi meno a casa. Una rondine fa primavera. Ciao, ragazzi! Ciao! Anche Alan, questo è un proverbio. Moglie buoi dei paesi tuoi. Ciao. Meglio che te la spizzichi i passeri che te la magna i vermini. La frase retorica per eccellenza è quando sono le feste di Natale o di Pasqua, fare gli auguri dicendo tanti auguri a te e famiglia. Esatto, bravo, a te e famiglia. Allora, volevo dirvi una cosa, amici. Dicela. Oggi parliamo di qualcosa che potrebbe destabilizzare anche molti all'ascolto. A me è successa questa roba da poco, perché ho ridato, anzi ho dato l'esame per la patente A, in questo caso. No? Però, ma però purtroppo la moto non ce l'hai. E ci credo. La che moto non ancora, ma grazie a Ducati. Questo sia chiaro. Allora, tu spiegami, hai fatto la patente per la moto, sì, ma la moto non c'è. Ce l'hai, però. Beh, quindi adesso, a questo così punto, è pronto, no? No, ma questa moto chi ce l'ha? Ducati. Ducati. Okay. No, era per capire, era solo per capire. Vabbè, non è che posso fare pubblicità e dire che hai ragione, hai ragione. Ducati. No, Ducati. Ragazzi, dai, ci licenziano. Allora, l'esame di guida. Ancora? Attenzione, perché ci sono novità nella circolare del Ministero dei Trasporti. Chi è il Ministro dei Trasporti, Alan? Il Ministro dei Trasporti. Cazzo, il Ministro dei Trasporti è una casina. Dai, è facile, dai, suggerimenti anche all'altra parte. No, il Ministro dei Trasporti. Dai, pensa, guarda, guarda. Questi sono i suggerimenti, Alan. Cos'è? Dai, è una persona che Cledi? Non sta bene. No, dai. No, guarda, guarda, anche con Annalisa, vieni. Aspetta che vai. Allora, dai, allora, chi è il Ministro dei scusa Trasporti? Scusa un attimo, allora, tu stai ballando. Lauretta ha detto Lotti. No, non aspetta, c'entra Lotti. Aspetta, Giovanni mi ha fatto due tette e un pisello. Non so, allora, no, a chi dai, devo ascoltare. Allora, unisci le cose senza Lotti. Quello che fa così, sì, con dove li trovi? In Brasile. Esatto. Allora, se pensi al Brasile, pensi a penso alla che città? A Rio. A Rio. A quindi? Rio. E quindi? Rio. Rio? Casa Rio. Mia, no. Rio Pan. Rio? Rio Pan è una cosa per il ragazzo interista. No. Del Rio. Del Rio. Del Rio. Va bene, comunque, insomma, attenzione, perché c'è questa nuova circolare che mette un po' in discussione anche l'esame di guida. Allora, le retromarce, l'inversione di marce, i posteggi, le uscite dalle aree di parcheggio, ma anche le emissioni nelle rotonde
da strade a una o più corsie la circolazione al loro interno. Ora chi si appresta a sostenere l'esame per la patente auto dovrà sapere con precisione quali sono le corrette modalità di esecuzione di queste manovre, allontanando il rischio di farsi bocciare in fase di giudizio discrezionale dall'esaminatore. Cosa vuol dire? Riassumendo, un pacco totale. Brava, cioè ecco. Praticamente se dovessimo riassumere il classico parcheggio, quello che si fa come si chiama quello che si fa tra due macchine? Aveva un nome, ecco. Praticamente la manovra dovrebbe essere: freccia a destra, gira di 180 gradi il volante. Ah, poi devi mettere il livello della fine dell'auto parcheggiata con la portiera precisa. Ma no, ti mettono tutte queste robe qui in maniera proprio rigida, in modo che se tu le fai così come sono, passi l'esame, altrimenti non c'è più quella discrezione che tutti. Ma questa roba qua non è più facile impararla facendo la pratica. Brava. Ma cioè non c'avevano cazzo da fare. Esatto. Questa è la cosa che vogliamo dire, ma soprattutto pensate se dovessimo ridare l'esame della patente. Io lo sbaglierei, perché un minimo di, come dire, di creatività ce la metti, anche rispettando le regole, no? Tanta creatività. Quindi amici, io vi chiederei al 342 41 15 105, intanto ricordi dell'esame della patente quando e se avete mai sbagliato qualcosa. Mm-hmm. B, faremo tra pochissimo il test, perché tu Alan sul pratico sei bravissimo, è sull'orale che volevo vedere che cavolo hai combinato. No, non sono male. E poi se a oggi saresti in grado di passare questo nuovo esame di guida, nel senso, io ho fatto quello del come si chiama, della patente A, sì. E quando mi ha fatto la domanda sulle frecce in rotonda, io frecce in rotonda è arco. Arco. Frecce in rotonda io le so. Le sai tutte? Forse. Scusate. Ci correggo. Ci sono due rotonde. Ci sono quelle nuove e quelle vecchie. Lo sapevate? No. Quelle vecchie tu davi precedenza a quello che stava dentro la rotonda. Invece quella nuova che arriva da precedenza. Questo non lo sapevo neanche. No, Alan, sei un razzista. Guarda che hai detto la stessa cosa. Sei razzista, Alan. Posso dirti, cioè, se tu ce l'hai con le rotonde, allora, questo non è il programma. Posso dire una cosa? Sembri Simone Ventura, è vero? Dopo le tre. No, ti dico la roba. Se tu allora devi venire qua a far polemica sulle rotonde, allora stai a casa. Cioè, sei un razzista sulle rotonde. La musica in questo caso. Rispetto per le rotonde. Sempre al 342 41 15 105 i vostri messaggi adesso. Symphony. Quindi è tutto chiaro? No. Molto bene, ecco. Va bene, grazie. Comunque proprio quella voce oggi, cioè proprio già nell'orecchio ce l'ha da ieri sera ancora. Mamma mia, amici, stiamo parlando di esami della patente. Vi dico che sono arrivati tantissimi messaggi, ma vi do un breve risultato dei test che abbiamo fatto fuori onda, solo per dare una soddisfazione a Giovanni Maggi, perché è tutto il giorno che mi scrive su tutti i fogli questa roba qua. Allora, abbiamo fatto il test, quello prendendo da un sito una scheda qualsiasi. Quante domande sono? Andiamo a leggere, sono 40 domande. Su 40 domande, adesso ve ne faccio anche a random un po', Annalisa, vi dico che su 4 domande ne accannate 3. No, non è vero. Bugia. No, nel senso, vabbè. No, bugia. Però Jill 8 errori. 2 ne ho cannate su 4. Vabbè, scusa, però posso dire una cosa? Jill può andare in giro a cavallo, quindi sì, infatti, ma cioè, tu hai dato l'esame della patente quando c'era ancora la balilla, no? La macchina quella lì. No, carrozze e cavalli. Carrozze e cavalli, ok. Cioè i cavalli motore erano cavalli, esatto. Proprio, senso. Vabbè. Giovanni Maggi 10 errori. Complimenti, bravissimo. Ma attenzione, andiamo dalla vincitrice ufficiale su 40 domande, 16 errori. Di Lauretta. And the winner is Lauretta. Allora a questo punto faccio una domanda al volo ad Alan. Ecco, così oggi è la tua giornata. Sì. Domanda numero 7. La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati? Dai, che domanda è. Vero o falso? Sì, vero. Vero? È esattamente falso, Alan. Primo errore, andiamo avanti. Questa comunque è una domanda tranello. La patente AM si può conseguire a 14 anni di età? AM qual è? 5 AM, 4 3 2
Vero o falso? Falso. Falso, è vero. Secondo errore su due domande. Andiamo velocemente. La M alla è la prossima. Patente del mattino. Scusami, Alan, per questo suggerimento. Elisa, ma cagare anche tu, già non è giornata. No, ma ero in buona fede, te lo giuro. Lo so. Vado, un'altra. La distanza di sicurezza dipende dalle condizioni di salute del conducente? No, falso. Quindi vero o falso? Falso. Il terzo errore perché è vero. Andiamo come immediatamente a. Quindi, vabbè, ma tu dai. Questa è nuova, vero, però, cioè, è vero, sì. Ma cosa stai dicendo? Alan, è vero. Alan, dove l'hai comprata la patente? Tu? Io a Napoli. Andiamo al telefono con. Scusa, c'è Annalisa, lo so. Ogni tanto ci parte. Valentino, come stai? Ciao, ciao, tutto bene, grazie ragazzi. Beh, tu in macchina, ciao. Giustamente, vai piano, no? Io sempre piano. D'altronde, Valentino. Scoppiettante stamattina. Di dove sei, Valentino? Io abito a Bardolino, sul lago di Garda, in provincia di Verona. Ok, cosa fai nella vita? Ho il commerciante. Bene. Ho dei negozi sul lago di Garda. Ma fatti un po' di pubblicità, Valentino. Cioè, io faccio queste domande un po' per dire: oh no, dei negozi belli, venite a trovare. Ho dei negozi stupendi di bigiotteria, accessori moda, articoli per la casa, etnici a Bardolino e alla Zise. Valentino. Cose preziose. Valentino, non le vendi le Ducati? No, no, quelle mi dispiace, abbiamo terminato. Vabbè. Allora, Valentino, tu hai fatto da poco l'esame, un dramma. Io, sì, un dramma vero e proprio. È successo l'estate scorsa, a luglio dell'estate scorsa, mi è arrivata una raccomandata che dovevo entro un mese rifare gli esami di patente della, sia di in pratica che scritto. Perché dopo 13 anni ci sono resi conto che io avevo azzerato i punti della patente riguardo a un incidente avvenuto nel 2003. Uh-huh. E io sono proprio sbiancato, perché ecco. Mi sono ritrovato a dover tornare sui banchi di scuola, della scuola guida, insieme a ragazzini di 17-18 anni, io ne ho 37. Quindi, e riprendere in mano proprio il libro. Mamma mia. Intero. Ecco, sono cambiate anche diverse cose, soprattutto nel fattore delle patenti, perché ci sono tante patenti in più che prima non c'erano. È vero, anche quella che abbiamo citato prima, la M, quella che si può conseguire a 14 anni di età. Che non è la A, è un'altra. È la AM, cioè la derivazione di questa. Comunque, per dire, Valentino, okay. Quanti errori hai fatto al primo quiz? Il primo quiz che ho fatto ne ho fatti 15. Vedi, Lauretta, che non siamo sole. Ecco. No, veramente. I primi quiz che ho fatto sul libro era una media di 10, 12, 13 errori. No. Vabbè, adesso tutto a posto, comunque, giusto? No, Vale? Adesso tutto a posto. Tutto a posto. Però è stata difficile anche l'esame di pratica. Immagino, quello poi è un altro argomento che trattiamo tra pochissimo. Grazie, Valentino. Grazie Valentino. Voi, un abbraccio. Grazie, ciao. Ciao. Alan, vuoi annunciare questo così ti ripigli un attimo? I Chainsmokers con il colpo. Spieghiamo ad Annalisa che, figurati, questa non usa il diaframma. Annalisa, ma non aspirare. Non aspirare, per favore, cioè canta bene. Si inspira con il naso. Esatto. E si aspira cantando, ponendo il diaframma in una posizione tesa. A quando tu massaggia, poi finito. A tu insieme. A tu mangiare dopo. Belle grappa di riso. Ah no, ma tutto insieme. Tutto insieme. Sì. Di toia di massaggio e belle grappa di riso. Poco piccante. Ho farmole con grappa. Va bene, ok, grazie per questo momento massaggio cinese, ma c'è anche un happy ending? Vuoi fare no, una canzoncina? No, vabbè. Era già pronta la lista. Happy ending, guardi me, non ho capito. Vabbè, maestrello, però dai. Che cosa? Non mi far fare la domanda chi una volta nella vita allora Alan. Stavamo parlando di neanche sì o no Lisa, neanche sì o no è stato parliamone parliamo di patente. Ma sai che ieri me l'ha chiesto la mia fidanzata futura mamma di mio figlio. Ma perché la metti sempre così? Che perché poi tu quando ancora più male quando parli di una donna c'è cioè una donna e futura mamma, futura madre, che mio hai figlio in serbo per ti te ha chiesto sorpresa. Ma tu sei andato mai ai massaggi cinesi? E tu? Sì. No,
No, gli ho detto sì. Sì, sì. E lei? E sono brava a massaggiare. Gli ho detto no. No, 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 sono pessime. Una roba proprio che non si può. Amici, stiamo parlando di tutt'altro. Meglio, direi, uscire da questo momento. Anche perché stiamo parlando di esame della patente. Al telefono dovremmo avere Michele, che è proprio un istruttore di guida. Ciao Michele, come stai? Ciao, ciao, tutto bene, grazie. Voi? Bene, sento il classico suono di quello che è in macchina ad aspettare di fare una guida. Cioè, nel senso. Diciamo, sono in macchina della scuola guida, però sto per andare a pranzo, quindi. Ecco, anche tu fai pausa pranzo, mi fa piacere. Ogni tanto, capita. Ecco. Sappi che io ho sempre avuto invidia per i comandi lato passeggero. Cioè, nel senso, è una cosa che comunque una volta nella vita vorrei provare come esperienza. Di rompere il problema è quando porti i tuoi amici, che bisogna nasconderli, altrimenti fanno gli scherzi. È certo, è normale che mentre sei alla guida ti facciano scherzi di cattivo gusto. Ma io potrei anche morire di infarto, credo. A parte che sei giovanissimo, mi sei già istruttore di guida. Sì, diciamo ho 28 anni, ma lo sono già da diversi anni, perché comunque una volta la normativa permetteva di esserlo già a 21-22 praticamente, quindi in realtà sono già un 4-5 anni. Ok, quindi ovviamente tu devi seguire quelle che sono le nuove circolari del Ministero dei Trasporti, come abbiamo detto prima, sull'esame di guida. Quindi hai sentito questa roba che dovreste dare esattamente con precisione, no, l'esecuzione delle manovre? Sì, avevo visto un insieme di cose, poi è vero anche che dal punto di vista pratico ci sono delle direttive che detta sia il buon senso che anche appunto le circolari, però molto spesso vengono un po' così, diciamo, personalizzate dagli esaminatori, che in realtà poi, diciamo, ognuno fa un po' quel che si vuole. Certo, ma ovviamente sulla parte di teoria abbiamo già citato i quiz bocciati a non finire, ma la pratica immagino sia un po' il tuo pane. Quali sono le cappelle proprio che oramai vedi fare più con spesso, diciamo così? Durante le guide o all'esame? Durante l'esame della guida, però. Ok, diciamo che principalmente le persone scollegano il cervello e danno il 20% di quello che sanno fare, quindi ti ritrovi la persona che era preparatissima, che arriva all'esame, sta facendo una retromarcia vicino al muro, e se tu di nascosto non premi il freno ti rifai tutta la parte posteriore del veicolo, quindi ecco. Diciamo sono più che altro errori di agitazione che portano le persone magari a non riuscire ad uscire da un parcheggio semplicemente, in cui batte solo fare una sterzata. Ma il parcheggio S immagino è ancora il terrore di tutti? Oddio, in realtà se applicato il sistema fatto bene, il parcheggio S ci si riesce. Adesso spesso sono richiesto il parcheggio S, il parcheggio L di muso, il retromarcia, l'inversione, quindi ci sono tutto un insieme di cose. In realtà, se devo dire a livello personale, forse il parcheggio L in retromarcia è un attimino più complesso, almeno quello che vedo da parte degli allievi. No, poi te lo dico io, sì, è più complesso. C'è gente che non ha ancora imparato a farlo adesso, tipo mio padre a volte quando fa il parcheggio S non lo fa. Ciao papà! Ecco, sì, esatto, ieri ne abbiamo scende dalla macchina e dice parcheggia tu! Esatto, questa invece è una cosa. Michele, ti faccio una domanda provocatoria, proprio risposta a telegrafica. Grafica. Sì, sì, più uomini o più donne? Ma bocciati. Bocciati. Stai molto attento. Forse quasi più uomini, però ecco, in realtà vedi? Perché in realtà l'uomo ti aspetti che abbia una determinata sicurezza e magari lo metti per ultimo a fare l'esame ed è quello che accumula la tensione e si trova a fare di quelle cavolate pazzesche. Va bene. In realtà. Grazie Michele, abbiamo il tempo che stringe. Un abbraccio, grazie mille. Love is pain and honey. Per rifarmi l'accordo? Let's hurt tonight. Dai, più o meno. Più o meno, rosicona. Smorzata la rosicona. Senti, scusa Gilla, io dovrei fare ridere. Al posto mio metti Nino Frassica oggi. Ma è comunque Nino Frassica Alan, è numero uno. Dai, no, Alan, però dire. Allora, vieni qua, sediti sul letto qua di fianco a me, dai. Cameretta. Dai. Fatemi fare il recap. Seconda ora di 105 Takeaway. Sì? Noi dobbiamo ricordare che poi cosa? Tra pochissimo ci sarà Tu sì che è bravo. Tu sì che è bravo. Ma ovviamente noi dobbiamo, come dire, ricordare a tutti quanti che si può mandare il proprio provino in onda al 342
02 41 15 105 per partecipare. Oggi siamo con Annalisa che giudicherà l'aspetto più canoro, come ha appena fatto con il nostro maestrello Lotti. Mi confermate il collegamento quando? Per quanto riguarda il nostro programma, lo dico alla redazione in questo momento. Lo facciamo adesso o dopo? Adesso? Adesso. Si è liberata? Adesso è libera. È incredibile, ragazzi. È libera. Prego, Gil, dimmi. No, quando tu hai detto, chiedo alla redazione, lei, cosa ha detto? Esatto, sì, ma questo è il grado di attenzione. Il bello della radio è questo, cioè una che si fa le unghie, l'altro che guarda... Cosa stai facendo, Giovanni, tu che sei l'autore, per far capire? Ti do uno schiaffo, Su dai. Facebook, controllavo le amiche. Daniele, me lo fai un regalo un giorno? Sì. Un giorno facciamo condurre a quelli che sono in regia. Ma che bello, sì, non vedo l'ora. Una giornata così e noi due in regia, bellissimo. Voi fate disturbatori dalla regia. Sì, sì. Annalisa, tu la sai fare la sigla dell'Isola dei Famosi? Cioè quella specie di acuto che viene fatto quella roba fa qualsiasi cosa, ha fatto anche la sigla dell'Isola dei Famosi. Non lo so, riesce a farla? Sì, la rifacciamo o la mettiamo così con la vera? No, fagliela fare a lei, scusa. Non lo so, vedete voi se la volete mettere in un altro momento, fate quello che volete. Oggi se siete volete... tutti in pappa, mi fa piacere. Pensate che ad Alessia Marcuzzi accade tutto questo. Sigla, grazie. A 105 Take Away. L'Isola dei Famosi. Ciao Alessia, come stai? Oh, no, vabbè, ma io a parte salutarvi e mandarvi un sacco di baci, ma io devo dire Annalisa, cioè ti giuro i denti. Ciao Alessia. Cioè, hai visto? Già amo Annalisa e lei lo sa che l'amo. In più mi fa pure la sigla dell'Isola dei Famosi. Niente, ciao a tutti. Cioè, ma guarda, te la faccio rifare live. Vai, vai, senti? Vado. Vai, vai. Vai. Ma più o meno. Va bene. Alessia Marcuzzi. Insomma, bella tosta la sigla dell'Isola dei Famosi. Mamma mia, ragazzi, volevo dire Alessia Marcuzzi che di solito ha a che fare. Ciao Ale, che bravo, come state? Molto bene, grazie. Tu sì che brava. Dicevo, tu hai a che fare con una diretta e lo dico io, non sanno molti degli ascoltatori che fatica si fa a portare avanti una diretta con situazioni che cambiano di volta in volta, scalette che vengono allungate, accorciate, perché l'isola è un po' questo. Non sai mai cosa può succedere puntata molto per puntata. Bene. Vero? Hai detto la verità, Dani, tu che lo sai. No, lo so perché ti faccio i complimenti in diretti, perché tu fai quella sorridente e tranquilla, in realtà è un casino della Madonna. Ho fatto gli occhioni grandi a tutti, poi secondo me lo vedono anche in onda, perché comincio a fare degli occhi tipo, e adesso cosa succede? Poi quando c'è il collegamento con te, comunque succede sempre qualcosa. Io ho questa fortuna proprio nel senso che succede qualsiasi cosa. Ecco, te lo dico adesso, Alessia, io ho sempre un paio di secondi di ritardo, quindi la faccia da rintronato che non capisce quello che dice è perché mi arriva due secondi dopo. Beh, normale, sì. Dai, ritardo, scusa, tu non sei mica lì in Honduras, io non sapevo questa cosa. Ah, non lo sapevi, Alessia? Radio 105 in Honduras. Va bene, Ale, che cosa succederà questa sera, se si può dire qualcosa? Stasera ci saranno proprio i semifinalisti che saranno, insomma, decretati dal pubblico e saranno solo in 5. Poi ci saranno due che andranno in nomination al televoto la prossima settimana e poi la prossima settimana ci sarà il vincitore. Quindi questa sera lo sai che verrà recuperato uno dall'Isola dei Primitivi, non so se lo sapete, se siete sul pezzo. Sì. Ma quello che verrà eliminato stasera, quindi uno fra Giulio Base e Raz Degan, okay, andrà sull'isola, se accetta di rimanere sull'Isola dei Primitivi, se dovesse accettare poi ci sarà un televoto in positivo che ne farà tornare uno dentro. Esatto. Ma niente, adesso comincio a ripassare da sola, capito, la scaletta, così almeno la so. No, ma è fondamentale perché sostanzialmente adesso ci sono Moreno da una parte e Eva, insomma, Eva, in un'isola, sì, che attende chi sarà eliminato tra Raz e Giulio Base questa sera, che li raggiungerà, e poi un televoto, diciamo, a tre per permettere a uno di quei tre di andare dall'altra parte. Quindi quel televoto lì sarà in positivo perché dovranno scegliere uno da rimandare indietro. Esatto, quindi si delineerà. Non so se il termine è giusto, dai, tutto quello che dici è giusto. La grande finale con sì, che bravo. Ma sì, mamma che mia. Bravo, comunque mazzate a non finire, perché stasera se ne diranno di cose di crude, giusto. Questo sarà un po' il momento. Anche Samantha De Grenet, che arriverà in studio, che era, diciamo, è sempre stata la grande antagonista di Raz, quindi faremo vedere un po' di filmati, un po' di cose, quindi insomma ci sarà sicuramente. Beh, ecco, non si perde tempo all'isola, l'avrai notato. Infatti, ho visto. Sempre tante cosette da fare. Ho visto. Dimmi, Alan. Ale, ciao, sono Alan. Alan, ciao. Ciao, scusa se ti disturbo, voglio dirti una cosa semplice. Qua sono partite le scommesse, perché in teoria in tutto l'arco delle puntate dell'isola Daniele ha parlato per 3 minuti, ok, in totale. Magari, 30, ok, sì. Cioè la semifinale e la finale. Abbiamo scommesso che non arriva in totale a 5 minuti, ok?
per favore non dargliene di più. Che bastardo. Per favore, ok. Io proprio so, vabbè, io gli voglio troppo bene a Dani, quindi lo farei anche se non lo so, se non possiamo. Sì, ma lo senti dopo, fa niente, non mandarlo in onda. Ormai è un gioco. Pensa che io stasera troverò il modo, sì, facendo accadere delle cose, di dargliene di più. No, no, ti prego, no, mandalo a prendere le sigarette a un certo punto. No, ma scusate, poi ragazzi, invece io ti faccio una proposta, sappi che Annalisa, ok, potrebbe venire per la finale a cantare la canzone live. Eh sì. Vabbè, io sarei pazza di gioia. Quale canzone? La sigla. La sigla. Un grande urlo. Cioè, compaio questi 3 secondi, poi cala il sipario e via. Vabbè, comunque. Oppure ogni volta che c'è, ogni dopo la pubblicità, capito? Quando ritorna, io spunto, cammino. E cosa fai? Cosa fai? Va bene, così. Così e poi me ne vado. Lei non lo fa nessuno, io la voglio già da stasera. Allora, io voglio ricordare l'appuntamento questa sera 21:10 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, che condurrà la puntata dell'Isola dei Famosi più attesa, dove la succederà la semifinale, quella che permetterà a tutti di scannarsi come non so che cosa, ve lo assicuro, questa sera voleranno. Ma facciamo una finta, Dani. Sì. Scanniamoci anche io e te. Va bene, ok. Se vuoi prendo polemica. Va bene. Faccio polemica sterile, a caso. E tu non sai che io sono il padrino di tua figlia, va bene? Rispettare. Bello. Va bene. Grazie ad Alessia Marcuzzi di cuore, perché sei brava, bella e soprattutto buona e simpatica. E simpatica. Ammazza, oh, adesso niente, vado a fare la puntata che ho sto bagaglio dei complimenti. Vabbè, spata a mille. Oh. Va bene. Dai, appuntamento da non perdere. Ciao Alessia. Ciao Alessia. La notte dell'amore. Sapere, Alan, perché è la notte dell'amore? Che di solito si dice, in realtà non ho mai capito perché è sempre stata la notte che ho pagato. La notte dell'amore, va bene. Detto questo, era Tiesto, che avrete riconosciuto perché è una canzone che veramente piace, l'avete ascoltata qui a Take Away Radio 105. Dani, hai sentito che quando hai aperto il microfono mi stava facendo il cazziatone? Sì. Perché Annalisa in questo momento sta entrando nel momento. Non è vero che stavo facendo cazziatone. No, non era così. Stavo facendo un ripasso ad alta voce guardando il maestrello, perché anch'io non mi ricordavo, capito? Lo sai che dopo il secondo giro c'è lo stoppato. Vabbè, allora, c'è lo stoppato. Ma perché non mi ricordavo io? Anzi, scusate, mi sono fatta sgamare in questo momento di incertezza e pressappochismo. Tu puoi fare quello che vuoi. Ok, va tutto. Bene. Annalisa, quando tu conduci, ovviamente si ride e si scherza, ma tu sei una cantante in questo caso, quindi noi dobbiamo rimanere seri e smettere di fare scene in cui io limono Alan o lo schiaffeggio nel sedere per farti ridere. Questa cosa non accadrà perché abbiamo un'altra perla. Tra l'altro ringraziamo tutti quelli che sui nostri social e sulla pagina di Take Away e di 105 e sul sito 105.net stanno vedendo le performance di Annalisa. Stanno riscuotendo un grandissimo successo perché la gente piace. Grazie anche ai video di Lauretta. Brava Lauretta e il maestrello Lotti che può accompagnare solo. D'altronde detto questo, oggi che cosa fate? Nel frattempo Annalisa sta veramente studiando in questo momento il testo. Io la odio. Io non ce la faccio più. Guarda che lei 5 secondi. Cioè, cosa sta Voi mi farete diventare disegna matta, unicorni ragazzi. Sopra il testo. Vabbè. Stelline e unicorni. Che canzone avete deciso di fare? Scusa Annalisa. Allora, oggi abbiamo deciso. Ho deciso alle 11:45. È stato sorpreso da questa cosa di fare, visto il grande successo, grandissimo successo. Al mio raduno domenica, al raduno del mio fan club. Ok. Abbiamo deciso di fare Perfect Illusions di Lady Gaga. Ok, versione unplugged. L'unica e sola. Esatto, l'unica e sola è unplugged, una canzoncina facilissima. Io vi voglio vedere, soprattutto perché adesso togliamo la base e diamo lo spazio alla musica di Annalisa. Olè. Control, pressures are taking toll, stacking them in a zone. I just want you alone. My guessing game is strong, way too real to be wrong. Caught up in your show, yeah. At least now I know it was a love, it was a love, it was a perfect illusion. Mistaken for love, it was a love, it was a perfect illusion.
eyes to see. I felt you touch me. I like amphetamine. Maybe you're just a dream. That's what it means to crush. Now that I'm waking up, I still feel the blow, but at least now I know it was love. It was love. It was a perfect illusion. Perfect illusion. It was a perfect illusion. Somewhere in all the confusion, it was a perfect illusion. 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 It was a perfect illusion. Somewhere in all the confusion, you were so perfect. Questo finale perché volevamo essere stoppati da voi. Invece non ci stoppavate. Non ci stoppavate. Allora andiamo avanti. Qua. No, 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 no. Adesso basta. No, no, vai, 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 ancora. Vai, 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 vai. Qua. Two. It was love. Ciro, 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 ciro. Carmelo, Carmelo, Luciano, Daniele. Posso dire una cosa? Gilberto. Io non la sopporto più, Annalisa. E anche io. Non la faccio più, ragazzi. Hai rotto le. L'ho stoppato, andava bene, signorina. Ma no, ma ogni volta era che. Perfetto, maestro. Non mi aspettavo niente di meglio. No. Davvero. Adesso gli strappo. Bravissimo. Adesso gli strappo le corde vocali. Ad Annalisa le metto a mio padre. Ci porta immediatamente al nostro talent show. Vai! Tu sì che bravo! So Geronimo! Tu sì che bravo! Geronimo talent di 105 Takeaway! Tu sì che bravo! Il talent che ti fa diventare tutto scemo! Tu sì che bravo! Scusa, adesso che c'è Annalisa, no? Sì. C'è una forte personalità e di fan sotto la radio. C'è sì. un problema, però. Sì. Qual è? Stanno facendo un picnic. Perché? Stanno mangiando apparecchiato, stanno mangiando un panino. Vabbè, stanno apparecchiate, è vero. Aspettano vedi, che esca. Sono giuste, sono tipe giuste. Sono tipe giustissime, però. Sì, sì, è vero. Però mi fa piacere, insomma, ci sono un po' di ascoltatori che per me e te non verrebbe mai sì. una mazza di nessuno. No, 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 assolutamente. Beh, cioè, non è che sono due, cioè una e una due. Ho capito. Però anche almeno adesso qua sembra che ci sono 200 persone sotto, ce ne sono due. Fidati comunque. Che sono più di altri. Va chissà bene così. Chissà vabbè. Se è buono quello che sta mangiando. Cos'è? Un calzone? No, mi sa che è un panino preso. Mi devi offrire da mangiare. Va bene, comunque non urliamo, non facciamo rumore perché è il momento della serietà. Alan, sei un giudice in questo momento. No, io il giudice oggi non lo voglio fare. Sei un giudice del nostro talent show che è Tu sì che bravo. Al 342 41 15 105 avete mandato i vostri provini con la nota vocale che vi permette di partecipare alla prima manche. Quattro di voi anche quest'oggi, due passeranno alla manche live. Iniziamo dal primo. Tica. Vado a leggere, dovrebbe essere Mariangela ed è una cantante. Ciao Mariangela. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. True, don't forget me, I beg. I remember you say sometimes in less than low, but sometimes you're anche l'inglese. Ma sta piacendo molto. Per me è bravissima. E sa anche l'inglese. È molto brava, ti dico una cosa. Molto sinceramente, brava. Molto delicata. Molto delicata. E poi rispetto ovviamente alla tua performance, tutta un'altra cosa. Ma stiamo parlando di gente no, non professionista. Brava. Vabbè, per me è un sì. Assolutamente un sì. Sì, sì, sì. Alan? È un sì, ovviamente. Maestrels? Per me è un no. Beh, lo so. Ma perché? Perché rosica? Perché rosica? Perché sto rosicando. Ha ha ha.
Vabbè, comunque tre sì. Andiamo da Aldo, che non è tuo papà. Sei sicuro? A meno che mio padre. Però fa ridere perché ha una barzelletta lo stesso. Sentiamo. Sono Aldo, mi volevo candidare anch'io per Tu sì che bravo. Bravo. Come categoria barzellettiere. Ok. Siamo in una scuola, un bambino dice alla maestra: maestra, mi tolga una curiosità, ma perché Marcello lo chiama Marcellino, Paolo lo chiama Paolino e a me non mi chiama Pompilio? Te lo spiego da grande. Allora, sento posso dire una cosa? Studio, no, posso dire una cosa? Io dico no. Io dico solo una cosa: questa barzelletta mi sembra sessista e razzista e non ti devi più permettere di presentare una roba del genere, ok? Io sono d'accordo con Alan. È vero, d'accordo. È vero. Ma è pure poi sgrammaticata. Le cuffie. Allora, devo essere sincero. Io amo un po' queste battute evergreen, perché poi, essendo uno che ha la memoria di un pesce rosso, poi non me le ricordo e ci arrivo sempre a metà barzelletta anch'io al finale, però per me è un sì. Per me è un sì. Poi il no dall'altra parte. Lo sai, dai. Vabbè, no, no e no, va. No. Era per dargli un po' qualcosa. Allora andiamo avanti con il prossimo, Michele, un altro cantante. Io te. Eh? Io te. Ah, questo è Vasco. Guarda i bambini. Un po' di allergia. Guarda i più vicini. Io te. Io te. Come le favole. Ma sono i pollini di questa stagione. Basta, è finito? A me è piaciuto tantissimo. Anche a me. Scusa, ti prego, Gil. Rimetti. Lo so che ancora, non è bello. Però io te. Io te. Io te. Guarda i bambini. Guarda i più vicini. Io te. Io te. Come le favole. Ah, vai. Io lo amo. Voglio farci una serata, si può. Allora, ragazzi, stiamo toccando un mostro sacro. Sì. Quindi non possiamo dargli un voto positivo, anche se mi ha fatto. Cioè, perché si è presentato come cantante. Fosse stato imitatore, gli avrei detto di sì. Sì, è vero, è vero. Cioè, è vero. Questo anch'io. Cioè, come imitatore, sì. Come cantante, no. Però per me come le favole. Come le favole. Quasi i bambini. Ma quanto più vicini. Io te. Quanto ne hai di questo disco? Scusa, no, voglio capire. Ce l'hai un LP. È cortissimo, è cortissimo. Gil, me la dai che la metto come suoneria. Io te. Ciao ragazzi, il numero uno. Alan, per me è il numero uno al mondo. Quindi, cioè, sì o no? Presidente degli Stati Uniti. Dai, è possibile? Sì o no? Sì. Ok. No, io gli do sì la simpatia, ma no, cioè, per me è un no. Perché, però... Ah, ragazzi. Mamma mia, che ridere. Vabbè, sto male. Allora, no. Mi sembra che non passi comunque, anche se ci ha fatto molto ridere. Voi comunque siete dei razzisti sessisti. Esatto, soprattutto non si fa così. Sappiatelo. Andrea, anche lui è un cantante, sentiamo. Ciao. Ciao. Sono Andrea da Bergamo e volevo partecipare a Tu sì che bravo. Bravo. Nella sezione cantanti. Ok. Ritmo, eh? Con calma. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome, argento fra le stelle. Posso dire la verità, se non facciamo passare lui, ragazzi, io chiudo. Voi preferite questo a io te. Fammelo ancora sentire per tutta la vita, ti prego. Io te. Dai, bambini. Dai, più vicini. Che bravo. Io prospetto già una sfida tra Mariangela, cantante quella che ha fatto Adele, e Andrea, perché è proprio la dicotomia in questo caso della cosa, mi farebbe sorridere, quindi per me è un sì. Anch'io. Alan, sì, per anch'io. Me è un no, purtroppo. Per te è un no. Tu? Un sì. Per te è un sì. Ti do una possibilità. E quindi si prospetta questa sfida incredibile, anche se potete già votare sulla pagina Facebook di 105 Takeaway. Senti che bravo, dai! Mariangela e il pollice in su, mentre Andrea, il nostro Cremonino, per capirci, è il cuore, oppure 342 41 15 105. Sai chi lo fa sto programma? Chi lo fa?
come le favole. Ma io e te dovevi mettere. Volevo aggiornare il pubblico, le fan di Annalisa hanno appena finito di mangiare. Oh, esatto, mi raccomando. Sì. Quindi era buono, mi sembra di capire. Ho visto anche un mezzo stanno routine. Bevendo, stanno prendendo il digestivo. Un mezzo routine ho visto anche. Abbiamo sì. già ricevuto un primo exit poll per quanto riguarda i voti ed è Michele in testa, ma vi ho detto Michele no, perché era fuori. È stato dal... eliminato Michele. Eccolo qua. Dov'è Michele? Io voglio Michele, ragazzi. Per vaga favore. In stazione, mi sa, in questo momento. Allora, centrale. Abbiamo da una parte una brava cantante che si chiama Mariangela, che saluto e ringrazio. Come stai, Mariangela? Tutto bene, tutto bene. Allora, di dove sei? Di dove sei? Sono a casa. No, di dove sei? Di casa sua. Scusa. Sono del Molise, un okay. paesino in provincia di Campobasso, ecco. Si chiama Calilla. Ma cantare live con Annalisa che ti ascolta ti mette tensione o te ne frega una beata? Abbastanza. Ok, per sapere. Ma se sei bravissima, io ti ho sentito, hai spaccato. Brava, porta a casa questa Mariangela, che è una bella cosa. Vuoi rifarci Adele o cambi canzone? Cambio canzone. Brava Annalisa, se vuoi puoi fare anche io e te. No, io e te no. Allora Mariangela, che potete già votare con la pagina Facebook 105 Takeaway, ha il pollice in su e ci canta una canzone. Vai Mariangela, il microfono è tuo. Il canto di Sole d'Azzurro di Giorgia. Bella. Tutte robe facili, eh. Infatti. Prego. Ok. Voglio parlare al tuo cuore. Io e te. Era come la neve, anche i silenzi lo sai, hanno parole, dopo la pioggia ed il cielo, oltre le stelle ed il cielo. Vedo fiorire il buono di noi, il sole l'azzurro sopra vai. Nel vai. Vai, vai, okay. vai! Io vorrei illuminarti l'anima, io te. Il blu dei giorni tuoi più fragili, io ti sarò come la musica, come domenica il sole d'azzurro. Ok, stai lì, stai lì, stai lì Mariangela, brava. Brava. Brava, perché non è facile, Giorgia. Bravo anche Michele. Bravo sei anche scelta Michele. Tipo la canzone più difficile del mondo. Stai lì Mariangela, che potete già votare. Ovviamente andiamo adesso da Andrea, lo sfidante. Andrea, come stai? Bene. Abbiamo, senti che ti sento già carichissimo. Ma super carico Andrea. Qua faccio una figura. Aspetta. Andrea spacca tutto. Andrea spacca, non ti dico niente. Io credo in te, nel senso che Mariangela l'abbiamo detto è bravissima, ma tu tirerai fuori. Mariangela ha la tecnica, tu hai il cervello. Tu c'hai il cuore, c'hai anche, il cuore. C'hai il cuore. Vai Andrea, il microfono è tuo. Un amore così grande. Un amore così soltanto noi, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve e poi la bocca tua si accende. Si accende un'altra volta. Passione. Va bene, guarda. Andrea, scusa Andrea, ma vinto. Perché queste canzoni vintage? Ma perché? Questa è bellissima. Quanti anni hai? Poi, dai. Io? Sono uno splendido quarantenne. Hai fatto okay, benissimo. Andrea, per votarti 342 41 15 105, pagina Facebook con il cuore. State lì, tempo di una canzone, veramente decreteremo il vincitore. Io sono carico a mille. Con il cuore sembri la D'Urso, lo sai. Con il cuore votare. Dichiaro chiuso il televoto. Grande Lauretta. Vai Giovanni. Su Facebook Mariangela vince a mani bassissime. Va bene, invece voti dei nostri ascoltatori via WhatsApp e messaggio. Vabbè, a parte Michele vince Mariangela. Dai, non avete capito niente. Sono felice, ma andiamo prima da Andrea. Allora, Andrea, non ti hanno capito. Per me eri il numero uno. Ma lei è molto brava. Lo so, però lo so. Allora sei meglio. È stato un po' sfortunato. Meglio perdere così. Posso avere un premio di consolazione? Sì, cosa? Posso salutare la persona che rende
felice tutti i giorni quest'uomo, che tra poco sarà mia moglie. Certo. Che bello. Come si chiama? Si chiama Federica. Ciao Federica. Allora sparati una frase d'amore, no, vai, no, al volo, vai. Ti amo. No, l'unica frase d'amore che gli posso dire è che lei è mia. Bella. Viva il meridione, vai. Quindi sarà mia moglie. Bella romanticone. Auguri allora. Auguri. Ciao Andrea. Grazie. Ciao. Grazie. Mariangela, complimenti, hai vinto. Grazie. Vuoi salutare Bravo qualcuno? Mariangela. Ciao Nali. Mariangela. Voglio salutare le mie migliori amiche Arcangela, si chiamano entrambe Arcangela. Ok. E poi volevo chiedere se Nali le poteva salutare, dato che loro ma sono due grandissime fan. Scusa un attimo, ma le tue amiche Arcangela e Arcangela sono le Arcangele che conosco io? Sì. No ragazzi, non avete capito. Io conosco solo Gabriele, però se tu ne hai Arcangelation. Vabbè, vi saluto, le saluto tutte e due, saluto anche te Mariangela, sei stata bravissima! Ciao Mariangela, tu sì che brava! Vai Alan, frase che siamo già in ritardo e l'appuntamento va domani. Grazie Annalisa, Jill, Lauretta, Giovanni, il maestrello Lotti. Vai Alan. Sono solo uno strumento del divertimento. Perché interessarsi tanto a me quando l'opera è tutta vostra? Ma che sei, Don Bosco questo qua? Sempre Madre Teresa. Io ho un 100, io ho un 5. Vieni la radiolina, dai. Ah, 105. Rifai il letto, maestrello. Io ho un take. Sì. Io ho a way. Take away. Porta via la chitarrina, dai. 5. Metti Michele, grazie. Vai bambini. Vai più vicini. Ciao ragazzi, vi lasciamo allo Zoo di 105 e noi ci vediamo domani sempre con Annalisa e tutto il resto. Ciao! 105 take away. Ciao.